Buongiorno, mi chiamo Marco Belfanti, insegno storia economica e sono il referente per il corso di economia e gestione delle attività culturali dell'Università di Brescia, sede di Mantova. L'istituzione del percorso in economia e gestione delle attività culturali nasce dalla constatazione che l'immagine dell'Italia e dei suoi prodotti è strettamente legata alla sua storia e alla sua cultura. Fare imprese in Italia significa necessariamente rapportarsi ad un contesto paese che ospita la maggior concentrazione mondiale di siti patrimonio dell'umanità riconosciuti dall'UNESCO. Avere le competenze per valorizzare questo patrimonio è un requisito essenziale della cultura di impresa in Italia. Il corso si rivolge sia ai giovani interessati ad intraprendere un percorso di studi economico-aziendale in senso stretto, provenendo per lo più da scuole ad indirizzo tecnico o professionale, sia ai giovani, magari di estrazione liceale, che pur essendo attratti dalle discipline umanistiche, ambiscono a declinare questo loro interesse secondo una formazione che offra maggiori opportunità occupazionali. Economia e gestione delle attività culturali è un corso della classe di economia e gestione aziendale e propone un biennio comune agli altri indirizzi della laurea in economia aziendale e insegnamenti specifici al terzo anno. L'obiettivo del corso è quello di formare persone con competenze economico-gestionali che dispongano altresì degli strumenti necessari per valorizzare le attività di impresa operanti nello straordinario contesto culturale italiano. Economia e gestione delle attività culturali consente ai laureati di trovare impiego in una qualsiasi delle aree funzionali dell'impresa, sia profit che non profit, sfruttando la capacità di far emergere il patrimonio culturale come asset aziendale.